quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per l'esordiente Ettore Gualdi della San Marco Vertova, che domenica scorsa ha sorpreso tutti i suoi avversari con una bella volata che gli ha regalato la prima vittoria dell'anno sul traguardo di Bolgheri. Battuti i due favoriti di giornata, Baldassarre e Baldaccini, tanto per dire ci sono anche io. Quarto posto per il biker Federico Barri, junior della TX Active Bianchi. Il valtellinese rientrava alle corse dopo l'infortunio al polso ed è stato subito protagonista nell'inferno di fango di Monticelli Brusati. Ha chiuso al quarto posto assoluto, primo degli juniores. Terza posizione per un'altra biker, la bergamasca Simona Mazzucotelli della Massi Supermercati. Dopo la sfilza di piazzamenti raccolti in questa prima parte d'annata, ecco finalmente la bella e meritata vittoria, ottenuta la scorsa domenica nella Gran Fondo Paola Pezzo. Si è esaltata sotto il freddo e la pioggia di Garda e ha staccato tutte le sue avversarie. Secondo posto per l'esordiente Lisa Morzenti della Valcar PBM, che sempre domenica scorsa a Premariacco in Friuli ha regalato la prima vittoria dell'anno alla formazione femminile di Bottanuco. Un successo che come sua consuetudine arriva al termine di un'impresa, cavalcata solitaria di 15 km al termine della quale ha fatto il vuoto tra sé e il gruppo. Prima posizione della nostra 5 Up settimanale per il dilettante Luca Dugani Flumian, 24enne friulano, grande rivelazione di questo inizio di stagione con la maglia del team Palazzago. La scorsa domenica ha vinto la classica Vicenza Bionde, regolando allo sprint un gruppetto di fuggitivi. Vittoria che fa il paio con quella del giorno di Pasquetta, ottenuta ad Alba Adriatica. Teniamolo d'occhio.